Allora, sfogliando il tuo libro ricco di fotografie, mi sono soffermata su alcune in particolare, le catacombe ebraiche palestinesi. Sì, sinceramente devo dire che sono stato fortunato in quanto l'archivio G. De Angelis d'Ossea mi ha dato l'opportunità di sfogliare il loro tesoro fotografico dell'Ottocento e così, oltre alle molteplici curiosità, sono stato attratto da alcuni scatti riferiti alla prima catacomba ebraico-palestinese a Transtiberi, che si trova nei pressi del ponte ferroviario di Ponte Bianco sulla Gianicolense, Piazza Dunant. Pensa che questa meraviglia è stata fatta saltare in aria con la dinamite per permettere alla ferrovia di passare in zona. Ora restano le foto che sono nel libro Transtiberin, Trastevere, il mondo dell'oltretomba, edito da Biblioteca Edizioni.